Amici dei motori, sistemiamo la cam. Formula E, ragazzi, questi ultimi due gran premi ho deciso di portarveli con il post partita, il live, il post partita, il post gara, il post e gara, il post e prix, e siamo ancora in diretta grazie al 20, canale 20, bellissimo, che è gratuita. La Formula E l'anno prossimo, boh, è tempo a pagamento, no, mi sembra che ancora tutti i gran premi verranno trasmessi alla Mediaset. Ragazzi, perché non porto video su questo canale? Perché c'è un cazzo da parlare, cioè c'è un cazzo da parlare, però non c'ho voglia, ragazzi, fare video di motori così a caso li farò, perché vi vorrei portare due video a settimana quantomeno, però è un po' difficile. Intanto questo è il passo all'interno, continua Evans, nato intanto dietro, ragazzi, attualmente di Grassi prima, ma le DS sono quelle veramente crollate, quella di Vergne e quella di Da Costa. Vergne che era addirittura precipitato al sesto posto e Da Costa attualmente è settimo, sua peggiore posizione oggi, perché avevamo fatto 1-2 nelle qualifiche. Attualmente il campionato direbbe ancora De Vries davanti, Mortara a un secondo che supera qualcuno, Dennis intanto, poi c'è Evans a 90, quarto, quindi quinto, Fringes che da secondo passa quinto con 89 punti, 87 invece per Lucas Di Grassi, con Da Costa che precipita, ragazzi, Felix Da Costa precipita, e De Vries sta avendo un culo pazzesco perché attualmente è fuori dalla zona punti, soprattutto a Mercedes, che sia con De Vries che con Van Dorn non sta trovando neanche un punto. Intanto qua vediamo cosa succede, mamma mia, hanno rischiato un contatto, però c'è ancora Dennis il podio, ricordiamo, ragazzi, Di Grassi primo, Mortara secondo e Ivan secondo, Ivan terzo, mi sono dimenticato di accendere la luce. Poi invece c'è il quarto Nato che sta facendo una buona gara, era arrivato addirittura secondo con l'attack mode, si era messo davanti sia un grandissimo pilota come Lucas Di Grassi che tramite le DS, compreso anche Dennis, e poi è stato superato appena finito l'attack mode dal Lucas Di Grassi, e poi è stato superato anche da Mortara che sta facendo veramente un grandissimo epix. Domani tutti sintonizzati perché c'è l'ultimo atto, l'atto conclusivo di questo campionato del mondo di Formula E, Formula Electrical, veramente il weekend molto elettrico, come si può dire, visto che c'è tanta elettricità. Dopo ci vediamo anche con la moto GP, tanta elettricità, c'è anche la moto E, vi ricordo, in cui domani porteremo il video post gara, sempre che tipo non succeda come dopo Schia, speriamo, ragazzi, proprio la positività, 1:14 alla fine, più ovviamente il giro finale, 1:10 alla fine di questa penultima prova del campionato a Berlino, dove l'anno scorso si erano corse addirittura 6 gare, veramente tantissime a pensarci, si erano giocate 11 gare rispetto tipo alle 17-18 previste, si erano giocate 11 con 6 delle quali erano a Berlino, e adesso fanno rivedere la classifica al 37esimo giro, primo De Vries a 95, secondo Mortara a 92, terzo Dennis a 91, Evans a 90, dietro Evrins con 89 e anche dietro c'è Lucas Di Grassi che oggi sta facendo una grande gara, cercando di vincere, attenzione, fate anche il sorpasso all'interno, Vergne ci ha provato, è stato bravissimo alla fine Dennis, dopo aver rischiato un sacco a difendersi, mamma mia, che è successo ancora qua, mamma mia, si difende Dennis con le unghie e con i denti, vediamo un po' come andrà a finire, ecco qua, finisce qua, e adesso inizia l'ultimo giro, Lucas Di Grassi.
Eccolo qua, l'ultimo giro, primo di Grassi adesso, Mortara darà di tutto, farà di tutto per prendersi la posizione. La sua Audi veramente un grande campionato, attualmente secondo. Intanto Buemi arriva undicesimo, supera Rowland, a zona punti anche Lotterer. Peccato per Sunbird perché poteva competere per il campionato, ma dice addio definitivamente, si è ritirato oggi. Solo ritirato che proprio il buon Sunbird, mentre invece Wehrlein ha dovuto fare una sosta visto che ha avuto dei problemi. Van Dorn dodicesimo, sta perdendo tantissimo Rowland. Intanto il carburante sta finendo, Lucas Di Grassi all'1%, lo raggiunge adesso anche il buon Mortara che lo riperde subito, 0.9, non ce n'è più. Di attenzione qua, Mortara cerca il sorpasso però in curva. Lucas Di Grassi, attenzione, Mortara, bandiera a scacchi, vediamo un po', a meno che... Lucas Di Grassi, Lucas Di Grassi vince il Gran Premio del Berlino. Domani ci sarà la gara 2, assolutamente, taglia il traguardo Mortara in seconda, mentre invece ha già Guardi Evans in terza, flop della DS che arriva sesta e settima rispettivamente, prima con Vergne, settimo invece Da Costa che poteva competere per il titolo, adesso si fa molto dura. Vergne poteva vincerlo anche lui, adesso sarà scalerà le posizioni al dodicesimo del campionato, cioè per farvi capire quanto è bella la Formula E. Ragazzi, finisce qua, ci vediamo dopo con tanti nuovi video.